Ecco, trafficavo col microfono perché come prima cosa mi scuso della mia voce, ma ho subito da poco un intervento alle corde vocali e questo è il massimo, e dunque abbiate pazienza. Ma senza microfono era proprio impossibile. Anch'io vi ringrazio molto dell'invito, ormai alcune volte mi è capitato di collaborare con le ACLI. Provenendo io come mia storia personale dell'Azione Cattolica, siamo abbastanza cugini, quindi con una sensibilità condivisa e molte questioni in comune. Vorrei però, come dire, mettere subito un po' le mani avanti e fare alcune premesse per in qualche modo non, perché non vi aspettiate né troppo poco del mio intervento. Come sapete, i teologi hanno a che fare con l'Eterno, quindi hanno, come dire, dei tempi e dei punti di osservazione non così comuni, ecco, rispetto a tutti gli esseri umani che hanno invece a che fare, e i teologi anche nella loro vita ordinaria, con la colazione, il pranzo, la cena, il lavoro, eccetera. Ma avendo a che fare con l'Eterno, però, non è solo uno svantaggio, per alcuni versi è anche un vantaggio. Cioè consente di vedere le cose con una distanza e una specie di cinismo, sano cinismo, che ha insegnato a dire sic transit gloria mundi, cioè molte delle cose che sembrano fondamentali, forse tra 5 minuti non lo sono più così fondamentali. Quindi da questo punto di vista una riflessione teologica è limitata. Ma soprattutto in un tempo complesso di cambiamento come quello di cui si accennava, può avere qualche utilità perché aiuta a non perdersi troppo nella complessità, a stabilire alcune barre fondamentali. Questa, secondo me, è anche, diciamo, la caratteristica di fondo di un servizio di una presenza di laici credenti nella società, dunque a maggior ragione di un movimento che è ecclesiale e sociale. A offrire a tutti gli altri il servizio di una macrotimia, di uno sguardo lungo, della capacità di sapere che gli scalpellini che hanno cominciato a costruire Chartres non l'hanno vista finita, ma non per questo hanno lavorato meno bene. E dunque che ciascuno di noi deve mettere la sua pietra, perché soprattutto se siamo credenti sappiamo che nessuno è evitabile, che ognuno di noi ha la sua responsabilità. Allora, da questo punto di vista, ho aggiunto un punto di domanda al titolo che mi era stato assegnato. Mi era stato detto una chiesa popolare e io invece ho messo una chiesa popolare perché se c'è una cosa che stiamo rischiando, e lo dico subito con grande apertura e libertà, in Italia in questo momento è esattamente di non essere più affatto una chiesa popolare, come siamo stati invece e che forse ha costituito la nostra anima migliore e la grande potenza del cattolicesimo italiano. Credo che gli ultimi 30 anni di vita ecclesiale in Italia hanno già, dal mio punto di vista, perduto questo capitale. Ed è un capitale che si perde in fretta, ma ci vanno quei 200 o 300 anni per ricostruirlo. C'è dietro anche un fenomeno più globale che nei paesi europei che si chiama interruzione della tradizione, che in teologia hanno molto studiato. Diciamo l'Italia è un caso un po' come sempre particolare perché Roma sta in Italia e il Vaticano sta a Roma, quindi siamo sempre un cattolicesimo che non riesce mai a essere del tutto normale. Dunque, aggiungo un punto di domanda perché la situazione mi pare complessa, perché sarei tentato di dire che in questo momento una chiesa popolare è più un impegno per il futuro in Italia che non un'esperienza reale. E che uno dei problemi sta proprio qui, ci crogioliamo troppo nell'idea che sia ancora vero, perché in fondo poi le chiese sono piene, perché quasi tutti i bambini vanno a catechismo, perché gli oratori come servizio sono molto richiesti, eccetera, eccetera, ci crogioliamo nell'idea di essere ancora una chiesa popolare. Perché
adesso prendetevi il punto di domanda. Il secondo cosa ho già un po' detto. Il mio limite è uno sguardo teologico ed ecclesiologico, non faccio finta di fare il sociologo, che non è il mio mestiere, sarà un altro punto di vista, né il politologo, quindi guardo il mio punto di vista, ma qui vorrei dire, riprendendo la frase di Papa Francesco a Firenze, non siamo in un'epoca di cambiamenti, siamo in un cambiamento d'epoca. E questa frase non è solo, anche se lo è, una frase sociologica o politologica, è anche una frase teologica. Francesco lo diceva in quel senso, soprattutto, in relazione a ciò che la scrittura, che è il nostro grande paradigma, ci insegna dei cambiamenti d'epoca nella storia del popolo di Israele e della sua alleanza con Dio. I cambiamenti d'epoca sono un passaggio, prendo solo l'esempio dell'esilio in Babilonia o della venuta di Gesù, in cui si può essere farisei e in genere i buoni sono farisei. Di fronte a Gesù, che segna il radicale cambiamento d'epoca nell'alleanza con Israele, i suoi più acerrimi nemici sono i religiosi. E Gesù muore condannato come bestemmiatore. E anche qui, lo diciamo sempre, è una cosa che ci diciamo continuamente, ma non è un dato così parziale. I farisei siamo noi. Non è che sono altri, non è il mio parroco. Sono i funzionari della pastorale ecclesiale. Nei cambiamenti d'epoca la questione centrale è una questione di stile. La teologia e la Chiesa stanno scoprendo, grazie a Francesco ma non solo, grazie a Vaticano II prima, la prevalenza dello stile sui contenuti. Questa questione tornerà, la continuerò a dire. Credo che rispetto al tema del popolo questa questione valga 10 volte tanto. Prima ho fatto 2 battute con qualcuno, un po' cattivelle, mi tolgo la soddisfazione di farlo perché poi io me ne vado, problemi vostri. Ma insomma, per esempio, esiste una questione di stile che si chiama il tempo prevale sullo spazio, tutti ne abbiamo sentito dire, il che significa che un'ora di ritardo nell'inizio di una cosa, esibendo uno spazio di potere e di contropotere, per cui il potere degli organizzatori che sbrodolano, ma il contropotere dei partecipanti che dicono tanto le acli si comincia sempre dopo e quindi vanno più tardi, significa la mancanza di rispetto del tempo di ciascuno di noi, che come tutti sappiamo è il bene più prezioso che abbiamo. Questa cosa qui è ormai uno stile insopportabile su cui il popolo agisce pratiche di resistenza. Cioè, semplicemente, sapete, la domenica messa, quando il parroco inizia, sempre facendo una sgridata alla gente perché arriva in ritardo, il risultato che ottiene è che la gente arriva più tardi per non sentire la sbrodolata. Si chiamano pratiche popolari di autodifesa. Quindi cominciare tardi significa che la gente arriva sempre più tardi. Allora, faccio questo esempio che è una cosa proprio minimissima, banale, in fondo indifferente, ma è un nome del vecchio, è la disattenzione allo stile, è un'incapacità di cogliere che dai grandi convegni fino alle nostre riunioni di circolo nessuno, noi per primi, è più disponibile a sopportare l'arroganza. Dunque è una questione di stile e la teologia da questo punto di vista, Francesco, le scelte ecclesiologiche, ma la teologia in modo particolare ha molto da dirci su questo. E forse il nuovo nome della testimonianza cristiana è stile. In ultimo, la necessità di una logica intero-transdisciplinare. Dopo aver detto che parlo da teologo, penso che non c'è più nessuna parola, nemmeno quella teologica, che sia sufficiente a se stessa, ma neanche quella politologica.
Non c'è più una parola unica. Questa è una delle caratteristiche dell'epoca del cambiamento. L'epoca delle ideologie aveva la possibilità, giusto o sbagliata, di una parola unica. Noi abbiamo necessità di una parola plurale, per questo odio la parola inclusione. So che sono non di moda, ma la odio non perché ami la parola esclusione, odio proprio il binomio, perché trovo che il problema non è includere, ma vivere. L'inclusione non è una scelta. Senza un plurale non vivremo e non capiremo che cosa ci accade. Ed è un'illusione tutta europea, tutta borghese e un po' vetero continuare a dire io. È una grande conquista il rispetto della coscienza, il soggetto, eccetera. Ma le donne, per esempio, sanno bene che è una conquista fasulla, perché il soggetto per tanto tempo ha voluto dire maschio, bianco, ricco, adulto. Le donne sanno quanto costa cercare di fare in modo che io, rispetto del soggetto, voglia dire anche donne, non bianchi, bambini, anziani, improduttivi e così via. Boh. Dunque, uno schema per tranquillizzarvi sulla mia capacità di chiacchierare nonostante l'afonia. Dato che ho studiato con i gesuiti, 3 punti, ogni punto 3 sottopunti, è ovvio, non c'è alternativa. Dunque, una breve riflessione su popolo popolare, popolo di Dio, cioè sui termini. Un affondo sulla questione del popolo di Dio, che è la questione tipicamente ecclesiologica, e un aspetto più problematico e prospettico, spero, cioè alcune provocazioni sulla ciò che ci attende, il compito davanti a noi, popolo fedele tra i popoli. Quando diciamo la parola popolo, in teologia è chiaro, dovrebbe esserlo anche in altre scienze, ma ce ne dimentichiamo troppo, non siamo solo di fronte alle differenze dei populismi, siamo proprio di fronte a un bivio semantico, perché popolo, nelle lingue neolatine e anche in molte delle altre lingue, ha un duplice significato non accordato che rimane e permane. Cioè, da una parte vuol dire un'identità culturale di memoria, il popolo italiano, e dall'altra vuol dire la parte svantaggiata di un popolo popolare, ci sono motivi storici, vi risparmio, ma questa duplice connotazione è anche la duplicità del populismo, no? Quello leghista e quello 5-stellato rappresentano diverse articolazioni di questi due elementi. Questa questione qui è la questione delle questioni. Quando noi diciamo popolo, ci riferiamo a un tutto o a una parte? E questo è il problema. Perché a seconda di come articoliamo questa questione qui, vi vengono fuori tutta una serie di effetti. Potrei dilungarmi di molto, ve lo lascio come una tesi così per stare dentro i tempi, ma credo che su questo, per esempio, una realtà come le ACTI dovrebbe, scusate, rimettersi a studiare i modelli di articolazione di questi due elementi, tra tutto la parte in relazione al soggetto popolare, e provare a capire come giocare i pesi e i contrappesi che soli garantiscono. Secondo, popolare, poi l'aggettivo peggio mi sento, nel senso che ha una nuvola semantica per lo più implicita, perché se io leggo popolare su un manifesto di Casa Pound, popolare nella vostra locandina, o popolare in un incontro di studio della Rosa Bianca, mi vengono immediatamente in mente 3 aree semantiche completamente diverse. E si sarebbe tentati di dire che è un termine così ambiguo che sarebbe meglio non usarlo più. Io trovo di no, trovo che va usato, ma va risostanziato. Usciamo, per favore, dagli slogan rispetto a questo e dall'immaginare che sia chiaro
che cosa intendiamo e proviamo a chiederci che cosa ci sta dentro. Per quanto riguarda la categoria popolo di Dio, questa paradossalmente è quasi la più chiara. Una volta tanto i teologi si sono chiariti un po' le idee, almeno nel Concilio, e come esplicazione teorica. È una categoria teologica che riguarda l'autocomprensione dell'esperienza ecclesiale e che dunque si richiama anche a elementi storico-culturali, cioè è un'autocomprensione teologica incarnata in luoghi e storie concrete perché riguarda la Chiesa. E la Chiesa o è storica o non è. Ma qui, sarà perché è mio mestiere, ce la caviamo meglio. Sempre su questa questione popolo popolare, popolo di Dio, dopo il concilio, alcune realtà, mi ha colpito molto che Folli ha citato il populismo americano, che sarebbe il populismo nordamericano, a proposito di qual è il soggetto, il populismo europeo, ma per esempio non ha parlato per niente del populismo sudamericano, che attualmente nella Chiesa poi è molto di moda, avendone un Papa argentino. Quindi, però, al di là di questo, è storicamente un'esperienza molto rilevante, non assimilabile né a quella europea né a quella nordamericana. Ma diciamo che questo è un difetto un po' di Repubblica, ma va bene. Da questo punto di vista, ecclesialmente, non politicamente, ecclesialmente, ok? Dal punto di vista ecclesiale, l'esperienza della Chiesa sudamericana è praticamente l'unica che ha preso sul serio la questione del popolo di Dio in Vaticano II e ha provato a tracciare degli itinerari ecclesiali in relazione a questo, andando anche a un grande scontro tra quella che noi chiamiamo in modo generico e sbagliato teologia della liberazione e quella che chiamiamo teologia del popolo. Cioè tra il mondo brasiliano e quello argentino, sempre per grandi semplificazioni. Cioè, cosa vuol dire questo? Per chi in qualche modo ha privilegiato o ha comunque sottolineato nell'idea popolo di Dio l'idea del popolo come una parte, teologia della liberazione, e chi ha sottolineato nell'idea di popolo di Dio l'idea del popolo come un'identità, teologia del popolo argentina. Questa roba ha scassato abbastanza i rapporti, a partire dalla rilettura che la Chiesa sudamericana ha fatto di Evangelii Nuntiandi, perché e ovviamente questo chiamava in causa il tipo di analisi storico-sociale che si faceva e gli strumenti, le categorie che si usavano per farla. Chi ragionava su una parte usava strutturalmente categorie di tipo provenienti dall'analisi marxista. E questo è un problema, non è il problema, né necessariamente il demonio, ma è un problema possibile. Qui bisognerebbe fare un lungo discorso sulla ricaduta in Italia, in Europa e in Italia di queste questioni. Boh. Tra Puebla e Aparecida, dove la discussione su queste cose era molto feroce, cioè tra 1979 e 2007, la Chiesa sudamericana produce un'operazione di comprensione, di riarticolazione di questa faccenda molto utile per noi anche oggi. Ve la do come risultato, sono in grado di documentarla, ma ovviamente non sto qui a fare tutte le citazioni. E cioè, si dice, il popolo è un'identità culturale di memoria, è un tutto, che si invera nella sua parte svantaggiata. Dove invera è proprio, si verifica in senso di Popper, di contrario di falsifica. Si invera vuol dire trova la sua verità storica, le forme concrete, i modi e i luoghi nella sua parte svantaggiata. Solo se nella sua parte svantaggiata l'identità di memoria e di cultura è vissuta, solo a questa condizione, quel popolo può chiamarsi popolo. E qui c'è dietro, lo ridirò tra un attimo, il problema esattamente delle classi dirigenti, l'avere articolato la questione delle classi dirigenti. Ma lo riprendo. Il punto di partenza ovviamente è Lumen Gentium 9.
Questo popolo messianico ha per capo Cristo, per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, per legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati, per fine il regno di Dio. Questa è l'identità di memoria e di cultura del popolo di Dio. Stesso capo, stessa condizione di dignità e di libertà, stessa legge e stesso scopo. La carta costituzionale del popolo di Dio. Perciò il popolo messianico, pur non comprendendo effettivamente l'universalità degli uomini e apparendo talvolta come un piccolo gregge, costituisce tuttavia per tutta l'umanità il germe più forte di unità, di speranza e di salvezza. E proprio a partire da qui, che Puebla e Aparecida dicono: come il popolo di Dio sta nell'intero mondo, come la sua parte povera, che non esaurisce il tutto. Anzi, appare minoritario, perdente, ma è il luogo di verifica del fatto che tutti gli uomini e le donne sono popolo di Dio. Così, all'interno del popolo di Dio o dei popoli delle nazioni, vale lo stesso principio. Spero di essermi riuscito a spiegare, nonostante la voce traballante, se no, pazienza. Dunque, il secondo punto. Il popolo di Dio, dunque un'identità di cultura e memoria, ma quello che non aveva calcolato né Lumen Gentium e su cui poi hanno faticato le chiese dell'America Latina è il molto altro. Perché l'identità di cultura e di memoria, la carta costituzionale, vanno risignificati ogni giorno, ci veniva detto. E questo non è un'operazione astratta, questo significa pratiche, strutture, istituzioni, equilibri di potere, equilibri di autorità, autorevolezza, capacità di trasmissione, bla 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 bla. Cose molto concrete. E come si può vedere attraverso queste cose concrete, come questo si inveri nella parte svantaggiata? Cioè, come queste cose molto concrete possono essere viste nella parte svantaggiata? In questi 50 anni da Vaticano II in Italia non l'abbiamo visto. Anzi, è stato fatto di tutto perché non si vedesse. Una delle dimostrazioni più lampanti siamo noi. Il funzionariato ecclesiale è cresciuto a dismisura ed è sempre più autoreferenziale. E tutti siamo lì che piangiamo che non ci sono i giovani, la nostra età media è molto alta, che non facciamo mille iniziative e la gente non viene. C'è sempre questa cosa, la gente non viene. Ma perché dovrebbe venire? Io personalmente, come animatore di Azione Cattolica, ho preparato centinaia di incontri a cui se mi avessero invitato non sarei andata. Chiediamoci quante volte ciò che facciamo ha un senso solo perché noi lo facciamo dal ruolo in cui lo facciamo. Da un lato, dunque, Francesco insiste moltissimo sui poveri che ci evangelizzano. Ho scritto lì con tutte maiuscole, che odio normalmente scrivere tutto maiuscolo, non ingenua, perché sono stufissima di sentire dire che questo Papa in fondo è un bonaccione, che non capisce tanto, un po' ingenuo, pensa che i poveri sono tutti belli, profumati, carini. No. Qui il problema non è che Francesco insiste sui poveri che ci evangelizzano perché pensa che per il fatto stesso che i poveri sono poveri, siano santi ed evangelici. Conosce molto bene la bruttezza della povertà, questo Papa. E i poveri non sono santi perché poveri, sono santi quando sono santi e sono non santi quando non sono santi, come i ricchi. Ma il problema è che l'esistenza dei poveri, non la loro intenzione, la loro santità, non è una lettura moralista. È ciò che, di cui hanno bisogno, per esempio, è il desiderio che esprimono che ci evangelizza, che ci dice che forse non bisogna fare certe riunioni perché
nessun desiderio di povero le incrocerebbe, e bisogna fare altre cose. Anche qui spero di essere stata sufficientemente lapidaria. Dall'altra parte, oltre all'insistenza sui poveri, c'è una questione molto grossa. Vi ho segnalato qui la lettera del Santo Padre Francesco al Cardinal Marco Ellè, Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina, del 19 marzo 2016, documento che si trova in internet, sul sito del Vaticano, passato totalmente sotto silenzio, a conclusione di una sessione della Pontificia Commissione America Latina sulla testimonianza laicale in politica in America Latina, a cui alla fine della sessione, i cui esiti non sono ancora pubblici, ma il Papa scrive loro una lettera e la rende pubblica subito. Traetene, i bravi funzionari sanno interpretare. Questa lettera è epocale. Dovrebbe diventare, secondo me, la traccia per ciascuno di noi. Dice, parte da una questione fondamentale, poi tutto il resto è molto bello, ma vi spero di aver stimolato la vostra curiosità, ve l'andrete a leggere, sono due paginette, si legge in 5 minuti. Comincia così: evocare il santo popolo fedele di Dio e evocare l'orizzonte al quale siamo invitati a guardare, e fin qui è normale, e dal quale riflettere. Dal quale riflettere. Guardare al santo popolo fedele di Dio e sentirci parte integrale dello stesso ci posiziona nella vita e pertanto nei temi che trattiamo in maniera diversa. Poche righe dopo scrive: per questo nessun vescovo pastore deve mai dire a un laico che cosa deve fare o dire, perché lui lo sa tanto e meglio di lui. Cioè qui c'è una rivoluzione molto grossa. Prendere sul serio la questione del popolo di Dio significa che il punto di vista del popolo di Dio è quello che conta. Noi abbiamo assunto il linguaggio di Vaticano II continuando a ragionare in una logica di chiesa docente, chiesa discente. Non usiamo più queste parole perché sono un po' vecchie, ma rimane la questione. Ma peggio ancora, abbiamo sostituito alla chiesa docente un vago funzionariato, operatori pastorali, animatori, eccetera, eccetera, sono quelli che spiegano agli altri, formano gli altri, sempre umilmente, ma loro sanno e spiegano. Boh. Non è così. Qui c'è una questione. La parte svantaggiata del popolo di Dio sono i laici e la verificazione del popolo di Dio sta nella verificazione nei laici. E i laici sono quelli che vivono la vita com'è. Con una battuta e poi passo avanti. Ho quasi finito, sopravvivete. Mi capita spesso, incontrando gente con cui ho lavorato molto in Azione Cattolica, magari 10 anni che non ti vedi, una delle cose belle è che rimangono, ci sono stati legami d'amicizia, no? Ed uno si incontra e dice: ah, ciao, che hai fatto di bello? Spessissimo la risposta è: niente di particolare. Mi sono sposato, ho 3 figli, ho messo su uno studio, ma niente di particolare sarebbe: non ho fatto il presidente, il vicepresidente, il consigliere, cioè non ho avuto nessun incarico nella struttura. Il piccolo particolare è che uno nel frattempo si è sposato, ha fatto 3 figli, ha messo su uno studio da ingegnere, cioè ha vissuto. Allora, questa cosa qui ci fa sorridere, ma questo è il problema. La vita com'è non ha più cittadinanza nella Chiesa. Non ci sarà mai più una vita, una Chiesa popolare, se la vita com'è non ha cittadinanza nella Chiesa. Perché la gente ha troppo da fare per vivere, per potersi permettere il lusso di essere anche cristiana. Tutto questo pone un problema, sono al terzo punto, un popolo fedele tra i popoli, che è il problema su cui siamo confrontati esattamente in questo momento. Il popolo di Dio non è un'astrazione, sta tra i popoli e tra le culture. Ci sono cristiani africani, asiatici, europei e così via. Il pezzo che ho già detto prima, costituito da Cristo per una comunione di vita, di carità e di verità,
da lui assunto a essere strumento della redenzione di tutti e quale luce del mondo e sale della terra inviato a tutto il mondo. Cioè, tra il tutto e la parte, per quanto riguarda il popolo di Dio, non può esserci solo un criterio di verificazione. Non può essere solo in una direzione. Che è il nostro problema? Il popolo di Dio sa tutto e lo dice alla parte. No, bisogna che ci sia anche il viceversa. Le culture, i luoghi, le parti, la pluralità delle particolarità deve trovare un modo di ritrovarsi insieme. Qui c'è un grosso problema che appunto prima politicamente veniva chiamato quello della questione delle classi dirigenti e che in teologia si chiama la questione del ministero. Il raccordo da questo, almeno nella Chiesa, dovrebbe essere dato da una classe dirigente per cui la Chiesa per tradizione, almeno da 500 anni, ha molta cura, fin troppa, che si chiamano preti, vescovi e preti, cioè c'è una formazione di un anello di congiunzione, ma questo anello di congiunzione è il più distorto in questo momento, al di là della generosità delle singole persone che è enorme ed è infatti un anello di grande malessere individuale ma anche collettivo perché è esattamente lì che la torsione tra le due parti sta giocando tutto il suo peso. Ma la cura dell'unità del tutto in relazione alla parte è teologicamente dovere primo del ministero. Non esistono né una cultura a memoria del popolo di Dio né una sua condizione storica astratte da quelli dei popoli del mondo. Lumen Gentium dice: come il sale e il lievito, non si può dividere il sale dalla minestra. Se uno ha messo troppo sale, è tutta la minestra che fa schifo. Questa è la questione, questa è la nostra questione. Ciò pone un problema, primo, dicevo, del raccordo del ministero come problema teologico, ma concretamente di comprensione. Le categorie, gli strumenti teologici, ma anche sociologici, psicologici che abbiamo usato fino qui, non funzionano più. Io credo che le associazioni, i movimenti ecclesiali composti di laici dovrebbero, secondo le forme loro proprie, veramente dedicare i prossimi 10 anni a studiare, a fornire categorie. Attenzione, studiare non vuol dire l'accademia, vuol dire a rileggere criticamente le pratiche che compiono, ma davvero criticamente, a leggerle dal punto di vista del nuovo. A sperimentare nuove pratiche, nuove forme, nuovi stili. Come vi dicevo, la battuta iniziale sui ritardi, siccome nell'attesa l'ho detto ad alcune persone, tra gli organizzatori, tutti mi hanno dato la stessa risposta. Hai ragione, hai proprio ragione, no, hai ragione. Virgola. Scusa, guarda, ci scusiamo con te, me l'hanno detto tutti. Virgola, però, e cioè sarebbe, hai ragione perché stai dicendo lo scontato, questa cosa non mi tocca, ci scusiamo con te personalmente perché sei un soggetto importante qui perché fai il relatore, quindi ci sentiamo per gentilezza in dovere di scusarti, ma il problema non è che bisogna scusarsi con me, io sapevo che stamattina ero qui, che fossi qui a far niente o ascoltare, per me è uguale. Avevo la mattinata impegnata. Ma soprattutto la cosa grave è il però. Però cosa? Se chi ha un'autorità, cioè per esempio organizza, non pensa di poter cambiare questa cosa, il gioco delle pratiche diventa implicito. Noi facciamo così, pensiamo che sia sbagliato, ma continuiamo a farlo. Le persone si difendono in relazione a questo comportamento, sanno che è sbagliato, ma non protestano, non danno parola,
ma assumono pratiche difensive che in genere sono, diciamo, il paradosso dell'antidemocraticità del populismo. Perché dico questa cosa? Perché abbiamo bisogno di categorie nuove, di non dire più però. Di non dire né hai ragione né scusa, perché non è un gioco di equilibri tra me e un altro, ma di dire un noi. Come possiamo fare diversamente? C'è uno stupendo libro che ho letto quest'estate che si chiama Devi cambiare la tua vita, di Peter Sloterdijk, che esattamente dice come possiamo fare diversamente. Questo è il titolo dell'inizio, ma l'ultimo capitolo si intitola Si salveranno solo gli storpi. Allora, bisogna capire con categorie nuove. Qui ed ora mi sembra che le tre sfide che io vorrei richiamare personalmente, perché a me personalmente dal punto di vista teologico sembrano le principali qui ed ora in Italia, poi voi valuterete, mi sembrano queste tre. La prima, in termini di comprensione di pratiche e di esame critico delle pratiche. La prima, la ridefinizione di una relazione tra individuale, soggettivo e comune. Un esempio concretissimo, Francesco ha provato a proporlo intorno al sino della famiglia, cambiando l'equilibrio tra norma morale e discernimento. Ha provato a spostare la norma morale accento a un comune astratto. E il comune astratto, che tanto tutti pensano sia inapplicabile, gestito soggettivamente da ognuno a modo proprio, facendo finta che non sia così, in un grande sistema di menzogne, è un tipo di equilibrio tra soggettivo e comune. Francesco dice: rompiamo il sistema della menzogna, introduciamo la categoria del discernimento, il discernimento è più forte della norma. Ciò che deve essere comune è il discernimento, la parola. Non la menzogna. Questo non è un caso che mezza chiesa istituzionale gli sia rivoltata contro. Ma io penso che qui, per esempio, delle pratiche del rapporto tra norma e discernimento, ma delle mille pratiche quotidiane, dobbiamo pensare alla relazione tra individuale, soggettivo e comune. Secondo, la rottura del privilegio contenutistico dell'identità evangelica. La questione non è cosa, ma come. Misericordia più importante della dottrina. Ma attenzione, se capite la misericordia come un capitolo della dottrina, non avete capito niente. Quello che Francesco dice è: prima si cura l'emorragia, la chiesa è un ospedale da campo, eccetera, eccetera. Poi discutiamo della glicemia. Ma se uno sta perdendo sangue, cioè prima uno stile di misericordia, poi discutiamo sulla dottrina. Il tipico in questo, nel caso ecclesiale, è la tensione tra dentro e fuori. Anche qui, ma dentro dove e fuori dove? Nel senso che chi di noi, pur funzionario, si sente totalmente dentro? Ci sentiamo dentro in quanto funzionari alla chiesa, eccetera. Poi ci sentiamo fuori tutte le volte che andiamo a messa, becchiamo un parroco che fa 25 minuti di omelia offensiva e diciamo: ma non si può andare avanti così, sti preti, come fanno? Ma non si rendono conto? Perché nessuno è più dentro e nessuno è più fuori. Molte delle questioni poste dagli stati coi muri e i confini, Francesco ci dice che il problema non sono i confini ma le periferie. Non so se avete mai accoppiato i due termini. Ragionateci un attimo. Stanno nello stesso luogo ma sono due cose diverse. I confini sono puntuali, c'è un'autorità che decide chi passa e chi non passa, perché sì, perché no. Le periferie sono luoghi porosi, non sono puntuali, non sai dove cominciano e dove finiscono. Nessuno stabilisce chi ci va dentro o no, è il desiderio delle persone di uscirne o di arrivarci. Funziona in un altro modo. Francesco ci invita a pensare periferie e non confini. Ognuno di noi abita la periferia della Chiesa. Boh,
Terzo, riscrittura delle forme che consentono la verificazione. Questo è il problema forse più complesso, ma più importante. Abbiamo bisogno di nuove forme di chiesa. In fondo non è cambiato praticamente niente nella forma della chiesa dalla riforma gregoriana, XI secolo. È una chiesa fondata sulla stabilità geografica, sullo spazio, sulla durata impersonale e sulla divisione tra sacro e profano. Praticamente nessuno di noi, nella sua giornata, non nella sua vita come mia nonna, che è nata, è cresciuta, ha fatto la cresima, si è sposata, ha battezzato i figli, è morta ed è stata sepolta per tutta la vita nella stessa parrocchia. Nessuno di noi nella propria giornata sta nella stessa parrocchia, perché come minimo abitiamo in una e lavoriamo in un'altra. Allora, qui c'è un grosso problema. Chiudo. Ho rubato qualche minuto in più. Chiudo con una poesia perché è una questione di stile e perché viene prima l'immaginazione, l'evocazione, la creatività dell'esattezza dei concetti. Questa poesia che è di Patrizia Cavalli dice così: smetti sedia di essere così sedia e voi libri non siate così libri. Come le metti stanno le giacche abbandonate, troppa materia, troppa identità. Tutti i padroni della propria forma sono quel che sono, solitari. E io li vedo a uno separati e ferma anch'io faccio da piazzetta a questi oggetti fermi, soli e raggelati. Ci vuole molta ariosa tenerezza, una fretta pietosa che muova e che confonda. Queste forme padrone sempre uguali, perché non è vero che si torna, non si ritorna al ventre, si parte solamente, si diventa singolari. Io credo che la sfida di fronte a cui siamo posti, dopo essere stati a lungo la piazza del villaggio come chiesa, è di smettere di essere delle piazze e di essere molta ariosa tenerezza. Una fretta pietosa che muova e che confonda. Qualcuno, come ci continua a dire Francesco, capace di far partire senza ipotecare il viaggio. Perché non si ritorna, si chiama prevalenza escatologica del cristianesimo. Non dobbiamo tornare al paradiso terrestre e magari prima del peccato originale, che così sarebbe tutto più semplice. Dobbiamo andare verso la parusia, quando Dio sarà tutto in tutti, con in più rispetto al paradiso terrestre, la ricchezza della storia degli uomini e delle donne. La Bibbia comincia con un giardino che per gli antichi è l'immagine della natura, ma finisce con una città. L'ultima parola della Bibbia è la Gerusalemme celeste. E la città per gli antichi è l'immagine della cultura. E nella Gerusalemme celeste ci sono i due fiumi, i due alberi, tutto quello che c'era nel giardino, ma in più c'è molto altro. C'è molto altro che non è indispensabile. Dio ci ha dato tutto l'indispensabile. Gli uomini, secondo la descrizione della Gerusalemme celeste, hanno aggiunto pietre preziose sulle porte che non si mangiano, dipinti, l'inutile e il bello. Questo è il nostro compito, andare verso la Gerusalemme celeste per tutti gli uomini e le donne. Grazie.